più sulla questione anche del diritto di residenza, Livio Neri dell'ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Grazie, buonasera a tutti. Allora, direi che la questione che è stata più volte già evocata questa sera, quella del piano casa che prevede la revoca della residenza, il rifiuto della residenza per gli occupanti abusivi, in realtà non è così nuova nel nostro panorama. Qualche anno fa, possiamo dire forse 4-5 anni fa, ma anche qualcosa di più, moltissimi comuni delle varie province lombarde, ovviamente Milano, Bergamo, Brescia, Varese in particolare, si sono inventati una miriade di ordinanze con le quali vietavano l'iscrizione anagrafica, quindi la residenza sul proprio territorio, ad alcune categorie di persone, cioè a chi non soddisfaceva alcuni requisiti. Quindi hanno cominciato a chiedere certificati penali, redditi, documenti lavorativi, documentazione sulla sistemazione alloggiativa, quindi documentazione di più svariate nature. Abbiamo fatto vari ricorsi contro queste ordinanze che sono state tutte annullate dai vari tribunali della Lombardia perché considerate discriminatorie. E questo perché è avvenuto e perché continua a avvenire? C'è questa idea che la residenza sia una sorta di permesso di soggiorno del comune. È un po' l'aberrazione ultima dell'idea federalista, per cui il comune, il municipio decide chi può entrare e chi no nel proprio territorio. E allora dà il timbro, il bollo della residenza a chi decide di accettare, e quindi va bene, ti accetto nella mia popolazione se hai un certo reddito, se non hai commesso reati, se rispetti le regole, se mi piaci sostanzialmente. Questa è l'idea che già molti sindaci leghisti, poi per dirla tutta, hanno avuto negli anni scorsi, che è stata oggetto di vari ricorsi che vi dicevo e che adesso è arrivata fino al governo, fino alla legge dello Stato. La cosa che ha fatto impressione è che di queste varie ordinanze noi abbiamo parlato molto negli anni scorsi, spesso abbiamo riso perché erano pittoresche anche nel loro prevedere vincoli assurdi per l'iscrizione anagrafica. Oggi però non siamo più di fronte all'ordinanza del singolo comune pittoresco, sperduto nelle valli della Bergamasca, una legge dello Stato. Quindi una legge dello Stato prevede, prima era un decreto legge, poi è stato convertito, e quindi dal governo è arrivato questa legge dello Stato, prevede appunto che chi occupi abusivamente un immobile non possa avere l'iscrizione anagrafica, la residenza quindi sul territorio, qualcosa che quindi richiama a tutte quelle ordinanze aberranti degli anni scorsi. Lo richiama perché dà alla residenza non il vero significato che ha. La residenza ha due funzioni essenziali: una è strettamente pubblica, cioè l'autorità pubblica vuole sapere ciascuno di noi dove stia, questo è il senso dell'anagrafe, non è che sia molto altro. E quindi la registrazione anagrafica significa che lo Stato deve sapere ciascuno di noi dove sta, questo è il primo significato, quindi niente di particolarmente garantistico, semplicemente la cognizione di dove stanno le persone. Il secondo significato è legato poi ai diritti che la residenza porta con sé, quindi i diritti che alla residenza sono collegati, che sappiamo tutti sono diritti di tipo sanitario, di possibilità di accedere a bandi per edilizia di residenziale pubblica, sono molti altri e sono diritti che sempre hanno come presupposto la residenza. Prima di procedere però una digressione su chi la residenza non l'ha e non la può avere. Non è che tutti questi diritti siano preclusi a chi la residenza non potrà averla o per leggi ingiuste come quella che stiamo dicendo o per altre leggi ingiuste che sono quelle che magari impediscono di avere per esempio il permesso di soggiorno, chi non ha il permesso di soggiorno per un'altra legge, discutiamo anche quella in un'altra sede, in un'altra assemblea, non può avere nemmeno la residenza. Ciò non significa che non abbia diritto all'accesso alla sanità, alla scuola dell'obbligo e a tutti quei diritti che vengono riconosciuti alla persona in quanto tale e non al residente nel comune. E quindi, fatta questa parentesi che ci ricordi sempre come è importante combattere per la residenza, perché chiunque abbia la residenza, non ci dimentichiamo che anche chi non ha la residenza, anche chi non riusciremo a farla avere, comunque diritti ha e devono essere tutelati anche appunto in capo a questa persona. Vi dicevo quindi che cos'è veramente la residenza, è quella il riconoscimento che una persona è sul territorio. Infatti il codice civile dice la residenza è la dimora abituale, quindi niente di più, quindi dovunque una persona abbia la propria dimora abituale,
in quel posto avrà diritto ad avere registrata appunto la propria residenza nell'anagrafe di quel comune. Dimora abituale vuol dire esattamente quello che sembra, quindi dove una persona sta, dove decide di vivere, di avere le proprie relazioni e dove intende restare stabilmente. Questo è appunto, si dice che c'è un elemento oggettivo, cioè proprio come vi dicevo dove sta la persona, e un elemento soggettivo, cioè dove la persona vuole restare, quindi dove ha intenzione di restare stabilmente. Questa è la residenza e nient'altro. E tenete presente che non negli anni 70 tra grandi battaglie libertarie, ma nel 1995 il Ministero dell'Interno, e quindi vi ricordo che il Ministero dell'Interno nel 95 non era dittatura del proletariato, diceva non può essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica, questa è una circolare di quell'anno, la natura dell'alloggio, questo era il Ministero dell'Interno, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità, ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, alloggi in roulotte, grotte. Questo era il Ministero dell'Interno nel 95. Diceva ovunque stia una persona, anche in una grotta, se sta lì e lì sta, dovrà essere riconosciuto residente nel comune in cui quella grotta sta, che sia una grotta, una roulotte o un alloggio non idoneo, non conforme a prescrizioni urbanistiche. Quindi questo era, diciamo, lo stato di diritto fino a 20 anni fa. E cos'è avvenuto poi? Intanto il primo passaggio, la prima regressione è stata nel 2009, il cosiddetto pacchetto sicurezza ha introdotto una norma nel regolamento anagrafico secondo la quale in occasione della richiesta di iscrizione anagrafica le autorità del comune possono, diceva però ricordatevi che semplicemente possono, dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile. Quindi non si subordinava la residenza anagrafica alle condizioni igienico-sanitarie, cioè non si era arrivati a tanto. Si era arrivati a dire che però in occasione della richiesta di residenza gli uffici comunali potessero verificare le condizioni igienico-sanitarie. E questa è una norma sulla quale grandi erano state le battaglie, perché sembrava di mettere in connessione comunque l'idoneità dell'alloggio con la residenza che ha collegati tutti i diritti ai quali accennavo. Perché era nella mente di tutti, del legislatore, della politica, degli operatori sociali, l'idea invece che vi dicevo è rimasta in quella circolare che diceva anche nella grotta uno può avere la residenza, e quindi perché uno nella grotta deve andare a fare una verifica igienico-sanitario? E poi non si dice nella legge che se la verifica ha esito negativo si possa rifiutare la residenza, perché comunque sarebbe sembrato non conforme a tutto il nostro ordinamento. Quindi si fa questa verifica, non si capisce perché, nemmeno il pacchetto sicurezza arriva al coraggio di dire che in caso di verifica negativa, quindi di condizioni igienico-sanitarie non accettabili, si possa rifiutare la residenza. A questo effettivamente si arriva invece nel 2014. Il piano casa a questo arriva anche oltre, non prende in considerazione le condizioni igienico-sanitarie, di questo non si interessa, quello che interessa però è il titolo abitativo, perché dice esattamente che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo, quindi, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli stessi emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. E in più c'è la norma che aggrava ulteriormente questa situazione, secondo la quale poi per 5 anni la persona appunto che abbia occupato abusivamente l'alloggio non può partecipare a bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quello che fa impressione è come si sostanzialmente, ma anche a detta del Ministero dell'Interno, che poi 20 anni dopo, la circolare che vi citavo prima, la circolare della grotta, 20 anni dopo deve invece attuare questa nuova di legge, e il Ministero dell'Interno dice esattamente come lo scopo di questa norma sia quella di reprimere situazioni di illegalità. E reprimerle evidentemente sembra che il legislatore abbia deciso uno strumento penale atipico, una sorta di sanzione penale, quindi non c'è più solamente la detenzione, non c'è più solo la multa, l'ammenda, le sanzioni che prevede il codice penale, ce n'è un'altra che è la revoca della residenza, perché questo sembra essere, sostanzialmente c'è un illecito, che sia penale, amministrativo, poi dipende dai casi, e a questo illecito una sanzione nuova inventata nell'ordinamento lo Stato revoca, tramite poi gli uffici comunali competenti, revoca o rifiuta la residenza. Quindi la residenza come un oggetto che può essere riconosciuto a titolo premiale per chi si comporta correttamente, revocata o rifiutata a chi invece non si comporti correttamente.
con problemi enormi d'altra parte a capire anche cosa si tratti, di quale sia l'occupazione abusiva e quindi quando si può parlare di una persona che occupi abusivamente, quando non paga l'affitto, l'affitto in quel caso si sta parlando di occupazione abusiva, quando è sotto sfratto o quando occupa immobili che per qualche ragione non possono essere abitati. Quindi la norma non prevede una definizione della categoria ed è gravissimo perché sostanzialmente se non è una norma penale lo è quasi, perché vi ho detto prevede in qualche modo un comportamento illecito e una sanzione che non è penale, ma non lo è solo perché non è una legge penale e non è prevista la detenzione, è prevista questa pena incredibile che è appunto il rifiuto della residenza. E quindi questo è quello che prevede il piano casa su questa vicenda. L'altro aspetto, avete sentito, è quello del divieto di allacciare servizi pubblici. Anche qua è incredibile che si arrivi a questo in un'epoca di più totale privatizzazione, quindi stiamo parlando di contratti tra privati, privato il soggetto che occupa abusivamente, privata la 2A di turno o chiunque fornisca il servizio, Vodafone o chiunque fornisca il servizio telefonico o gas, luce, eccetera. Non si vede perché il titolo con il quale uno dei due privati che stipula un contratto, il titolo abitativo, debba rilevare in un contratto appunto tra privati. Non stiamo parlando quindi del comune che eroga l'acqua, come tutti sappiamo ormai, stiamo parlando di SPA che erogano servizi pubblici e non si vede perché debbano interessarsi alla condotta nei confronti del proprietario di casa del contraente. Se si devono interessare di questa condotta, allora entriamo nell'ottica di controllo sociale, si occupino anche del fatto che i figli vadano a scuola, e qui entriamo nell'ottica anti-rom di tutte le politiche per cui mai i bambini devono andare a scuola. Va bene, allora controlliamo anche se i bambini vanno a scuola, controlliamo che non abbiano precedenti penali, perché consentire l'allacciamento dell'acqua a chi abbia precedenti penali, a chi non abbia pagato le tasse, a chi abbia preso troppe multe da parte del comune? Quindi il rischio è veramente quello di entrare su piani che nulla c'entrano con la repressione dell'illegalità e sanzionarli con la gravissima sanzione, che vi ho detto, del rifiuto o della revoca della residenza, e anche con la possibilità di impedire l'accesso a servizi pubblici essenziali, appunto come quelli luce e gas. Su questo io mi fermerei qua.